E niente, è partito il momento delirio ABS, tutti che provano a inchiodare davanti. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo e direi un po' diverso video, perché siamo in compagnia della nuova, in realtà è già uscita da qualche giorno penso quando vedete questo video, Grand Canyon, appunto di casa Canyon, di nome e di fatto. E bike, front, telaio in alluminio, motorizzazione Bosch col Performance CX che ormai conosciamo come le nostre tasche, due possibilità di batteria, il power tube da 6,25 e il nuovissimo da 7,50, quindi tanta possibilità al momento dell'acquisto. In questo caso trasmissione XT Shimano, però la cosa che i più esperti hanno già notato, ma avrò intitolato questo video sicuramente mettendo come soggetto la tecnologia di cui sto per parlarvi, appunto è protagonista di questo video l'ABS di casa Bosch con questi freni Magura. Questo sistema secondo me è una figata pazzesca. Abbiamo già fatto qualche metro qui nel parcheggio e ne sono rimasto totalmente stupito e stupefatto. Finiamo di parlare poi, vabbè, del montaggio, prima di parlarvi nel dettaglio del nuovo ABS che non ho ancora provato, nuovo ma ormai c'è da qualche tempo. Questa bici arriva con il telescopico integrato, il resto dei componenti ormai li conosciamo di casa Canyon, G5, l'attacco manubrio che abbiamo già visto su Strive Spectralon, stesso discorso per il manubrio, manopole, sella invece P-Zig e gommatura, già un po' più importante, con le knobby Nick sia all'anteriore che al posteriore. Secondo me questa è una bici perfetta per chi ama l'esplorazione, per chi vuol fare delle passeggiate con le bike senza fare fatica o senza non farne troppa. È disponibile anche con i parafanghi, il portapacchi posteriore e tanti accessori, quindi, e c'è anche il cavalletto posteriore per parcheggiarla senza bisogno di doverla appoggiare, come noi faremo in questo momento senza far toccare il cambio. Ma ovviamente la feature che troviamo sul modello top di gamma, che in questo caso è questo, tra l'altro se non mi ricordo male prezzo attorno ai 4.000 euro, che per questo tipo di montaggio secondo me è tanta roba, è sicuramente, come vi ho detto, il sistema ABS su questi freni Magura. La prima cosa che ce lo fa riconoscere e ce lo fa notare è il fatto di avere queste due ruote foniche, questi due cerchi neri che vedete forati, che troviamo sia all'anteriore che al posteriore, perché queste due ruote foniche sono quelle che consentono a tutti gli effetti a questa centralina che è posta qui attaccata alla forcella di riconoscere la velocità di rotazione delle due ruote. E quindi in caso la ruota anteriore rallenti troppo rispetto a quella posteriore o la ruota posteriore si alza, la centralina riconosce appunto queste situazioni e rilascia la pressione del freno in un polmoncino che è presente all'interno di questa scatola nera, e quindi va a diminuire appunto la potenza frenante e quindi va a far sì che l'anteriore non si blocchi. Abbiamo già provato a fare qualche metro sullo sterrato che c'è qui dietro e soprattutto abbiamo provato a dare delle frenate assurde di anteriore e ne sono rimasto totalmente stupefatto. Ma non voglio andare oltre, facciamo questo giretto con i ragazzi del bike service di Massa Marittima. È giusto l'aperitivo dei prossimi giorni in cui ci daremo dentro con le e-bike super aggressive che ci hanno rappresentato oggi pomeriggio, ragazzi. E quindi vi racconto questo breve giro per raccontarvi un po' questo sistema che secondo me può rivoluzionare e rendere ancora più sicure le nostre ride. Per chi va in giro a divertirsi, ma magari anche per chi fa enduro veramente, per chi fa trail riding aggressivo. Vediamo. Comunque è assurda sta roba, eh. Non l'hai mai provato, Francesco? Vuoi fare cambio, vuoi provarlo? Perché no? È flat. Così picca una bella ghignata di pelle. No, in realtà, guarda, è tipo tu freni a fuoco. È assurdo. Minghie. Tanto sai che penso sia la prima... È la prima volta che andiamo a bici insieme, veramente. Ciao, Childlab! Dopo tipo 70 anni che ci conosciamo. C'è sempre una prima volta. Giusto. Già qui sulla sabbiettina, che è bagnata, se noi diamo un pestone di freno, cazzo, la bici non inchioda e col freno dietro saremmo praticamente già bloccati. Assurdo. C'è più che altro che facendo qualche frenata poi ti abitui e al posto di dare delle frenate assurde con due dita ci si abitua e si sfiora la leva, perché tanto la frenata a livello di lunghezza non cambia poi nulla. Anzi, secondo me la cosa che poi utilizzando questo sistema cambia nel tempo è il fatto che poi ci si abitua e non si pensa
assolutamente di averlo. Ah, ma proprio sentiero serio qui. Non pensavo andassimo a fare delle cose così intense. Quanti millenni era che non usavo una front e bike? Stranissimo. In questo momento vorrei pinzare forte davanti, però non so se ho il coraggio di farlo. In realtà bisognerebbe prendere il coraggio di farlo. Cioè, adesso gli sto dando di freno. Cioè, guardate, la bici molla. Stavo frenando forte lì, Cioè, guardate qua sulla terra, freno e la bici molla e non blocca. Vorrei ringraziare Francesco per questa esperienza. Grazie Francesco, perché questi 30 metri che ci siamo smerdati l'impossibile. Oh, ma quanto è gruppettino turisti in vacanza. È l'ora dell'ape, Ma dove ci porta Francesco? Luoghi inesplorati di massa. Ma che ci sono i piccoli becchi? Attenzione ai passaggi difficili. Comunque, parlando un po' con gli altri giornalisti, anche quelli stranieri, sto ricevendo un sacco di feedback positivi su questo sistema, che è molto molto figo. Ovvio, la bici non è la solita che ci aspettiamo di provare, frontina elettrica così, molto basic, ci sta. Però è giusto anche provare bici un po' diversa da quello che proviamo solitamente. Momento salita, ma tecnica? Ah, ma così proprio. C'è una gente che taglia sui ripidi e cade giù nei fossi. Per fortuna non sono l'unico che sta facendo un video oggi. Mi sentirei un po' così, in difetto. Che emozioni, signori, oggi. Impossibile da descrivere. E niente, è partito il momento delirio ABS. Tutti che provano a inchiodare davanti. Ed effettivamente non inchioda. Cioè, stiamo frenando davanti e da quei piccoli colpettini, ma il grip continua a esserci. E siamo arrivati in quel di Massa Marittima, che non è in Veneto. Francesco, ci parli un po' di Massa Marittima? Allora, stiamo accedendo al castello di Monteregio, che in questo momento purtroppo fa letteralmente cagare. Ok. Ma in realtà lo stanno ristrutturando. Ah, e poi sarà visitabile? E poi sarà visitabile. La cosa bella però qui è che, a parte tutta sta frasca, possiamo, sì. Madonna. Io infatti mi ricordo che mi ero arrampicato sul muretto là in cima, che non si può fare però. Ma non lo facciamo. Ed ecco a voi, signore e signori, la perla della Maremma la chiamavano. La perla della Maremma. Comunque qui, back in time, abbiamo fatto anche un prologo alla gara della e-enduro. Va che è in transa. Comunque anche qui, dietro, la ruota tende a bloccare, fare un po' di... Invece davanti è assurdo, guarda. Cioè dietro... Volevo fare un piccolo stop e niente, cazzo. Guarda, e frena. Comunque, ma le mura, noi prima in cima eravamo all'interno o all'esterno delle mura? Eravamo all'interno delle mura di Città Nuova. Time in importance in the same square. Madonna, ma non ho mai visto un parcheggio bici così bello in vita mia. Devastante questa cosa. Siamo pieni di soluzioni. E tra l'altro, ragazzuoli, qua c'è il bike service di Massa Marittima, lo shop. Ah, ma c'è il buon Andrea, salve. Salve. Com'è? Direi che possiamo chiudere questo piccolo contenuto, che però è stato, secondo me, molto interessante. Nonostante non abbiamo fatto cose matte con questa bici, abbiamo trovato le condizioni perfette, secondo me, perché prima ha piovuto fortissimo, quindi abbiamo trovato quella condizione un po' difficile, con quel viscido veramente bastardo. E devo ammettere che questo sistema fa il suo dovere a tutti gli effetti, perché, cavoli, assurdo. Cioè, io mi immagino un rider cliente, perché ormai parlerei più di cliente medio, che si compra una bici del genere, che vuole avere più sicurezza, o anche, non so, chi usa la bici in città, quindi trova condizioni magari scivolose, binari del tram, grate di ferro per terra, tombini, insomma, situazioni un po' più rischiose in cui c'è praticamente impossibilità di avere grip. Con questa soluzione, secondo me, si rischia molto molto meno di farsi male e di cadere, perché a tutti gli effetti rende l'anteriore praticamente piantato e non abbiamo il rischio, magari in situazioni un po' pericolose, in situazioni magari di pericolo immediato, di avere quella reazione, che è l'ultima cosa che in realtà bisognerebbe avere, di
pinzare fortissimo il freno, magari davanti, come mi è capitato purtroppo di vedere in alcune situazioni. L'unico dubbio che ho vedendo questo sistema è il fatto che se una persona comincia ad andare in bici e parte da zero, magari comprando un bike del genere, con questo sistema è facile abituarsi subito e poi tornando ad un sistema normale potrebbe essere un po' pericoloso. È l'unico dubbio che mi viene, ma se sul posteriore rimane un freno tradizionale, comunque possiamo abituarci ad avere un'ottima sensibilità e vedere quando la ruota poi blocca. Detto questo, fatemi sapere magari se anche voi avete avuto la possibilità di provare le prime versioni, anche perché questa è molto diversa rispetto alla versione che aveva responsabile marketing di Bosch quando siamo stati in Valvaraita. Lui l'aveva montato sulla sua enduro, sempre i bike, ma aveva un settaggio diverso. Infatti ho parlato con un po' di giornalisti qui, tutti hanno provato a fare dei nose press, dei nose wheelie, degli stoppi, chiamateli come volete, con questa Grand Canyon, ed è praticamente impossibile perché la bici sente quando il posteriore si alza e rilascia il freno anteriore, quindi è veramente impossibile alzare il posteriore. Invece in Valvaraita lui aveva un settaggio diverso della centralina e quindi riusciva tranquillamente a fare anche tutte quelle operazioni un po' più tecniche su sentiero, che ovviamente diventano quasi obbligatorie in alcune situazioni. Quindi anche qui sarebbe bello riuscire magari a provarlo su sentiero veramente con una bici adatta, magari full, e fare qualche sentiero di casa per vedere a tutti gli effetti la differenza, e magari farlo in modo scientifico, quindi misurando poi le varie distanze di frenata e capendo quanto questo sistema può valer la pena di essere montato su tutte le nostre bici. Come al solito immagino che arriveranno poi persone a dirmi: ecco, ancora più tecnologia, problemi, menate. Ma io penso che il nostro mondo della mountain bike è un mondo veramente difficile, di difficile accesso per chi comincia da zero e per chi non ha esperienza con l'off-road soprattutto, e anche chi viene dalla strada, che magari ha fatto tanti anni con la bici da corsa e comincia con l'off-road, si trova parecchio in difficoltà perché viviamo in un mondo che non ha grip, il che è molto frustrante in alcune situazioni. E quindi avere questa tecnologia che ci permette di essere un po' più sicuri e avere un po' più di fiducia e imparare meglio, secondo me è una manna dal cielo che chi aveva cominciato 10, 20 anni fa, 30 anni fa ad andare in bici purtroppo non aveva. Detto questo, ragazzuoli, se la prima volta arrivate qui iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video.